Oggi, sabato 26 febbraio, ci troviamo davanti al Teatro Massimo di Palermo per la seconda edizione de La salute è un diritto e non un rovescio. Siamo qui insieme a tutte le associazioni di volontariato, gli operatori sanitari e quanti si preoccupano della salute, prevalentemente della salute dei giovani e dei bambini, perché la salute è un diritto, non è un rovescio. I bambini, i ragazzi non possono essere trattati come delle palline da tennis sbalzati a destra e a sinistra, da un capo all'altro della Sicilia o dell'Italia, per trovare le cure adeguate alle loro patologie. In occasione della giornata delle malattie rare, che sarà celebrata il 28 febbraio, oggi ci troviamo qui davanti al Teatro Massimo per questo sit-in che si chiama La salute è un diritto e non un rovescio. Il nostro intento è quello di sensibilizzare le istituzioni e le opinioni pubbliche affinché possano riconoscere queste elevate criticità nel momento in cui manca il reparto di neurochirurgia pediatrica e la cardiochirurgia pediatrica. Oggi ci aspettiamo da questo sit-in che si possano avere delle risposte concrete a quelli che sono i bisogni territoriali dei bambini in età pediatrica. La presenza anche oggi, anche quest'anno, è una conferma dell'impegno personale e della volontà del governo di essere vicino alle associazioni, al mondo del volontariato, in particolare a quell'associazionismo che guarda alla tutela della salute e alla tutela della salute dei bambini. Sono qui per portare gli aggiornamenti che ogni anno abbiamo dato sul tema della cardiochirurgia pediatrica e della neurochirurgia pediatrica a Palermo, che attraverso un processo complesso di ricerca dei partner clinici e ovviamente delle strumentazioni necessarie si sta avviando a conclusione, così come era intendimento del governo fare entro la conclusione della legislatura. Ma noi siamo qua a testimoniare con tutte le forze che abbiamo e gli strumenti che abbiamo, che sono quelli dello sport e del tennis in particolare, a testimoniare questi sforzi che fanno le famiglie di bambini affetti da malattie rare. E cerchiamo di sostenerle in questo sforzo, cercando di alleviare anche gli sforzi che fanno per curarsi, quello di partire da questa splendida città. E quindi l'obiettivo è quello di sensibilizzare i politici a che prendano in mano questa situazione, fare in modo che si curino qui nella nostra città invece di sobbarcarsi di sforzi anche di trasferirsi in Alta Italia per gestire e guarire queste malattie.